Ciao Mire. Ciao raga. L'ho finita. C'è solo un problema. Partire parti. Il faro funziona. La freccia fa quella dietro, questa non fa, quella di là, quella non fa. Per forza, nulla. Andate a vedere. E c'è il diodo bruciato. Da qui a qui, anche se il filo è sbucciato, la corrente la fa, tanto questo è un filo di massa, quindi anche se va a battere non gli fa nulla. Però questo deve andare sulla massa e se l'hanno fatto vuol dire che un motivo c'è. Costa solo 40 euro. Va bene. Ora viene il mio amico Giannuzzo a ripigliarsela, che sta qui vicino a un quarto d'ora da me. Se la viene a riprendere. Intanto io volevo... questo non dov'ha? Dove va questo? Voilà, serratore 9, una chiave per tutto, Questo va qui dietro e va qui dietro, e questa è la scatolina delle frecce. Ora lascio così, perché lui quando la viene a prendere gli spiego dove va. Difatti non gli rimonto nemmeno la ruota di scorta. Questo era lo sportellino brutto che io ho verniciato, che faceva schifo, vernice gocciolava, il bolletto lo stesso, il parafango lo stesso, lo sportellino di là lo stesso. Si vedrà un po' di differenza di colore, ragazzi, ma non vi lamentate, se no andate dai carrozziere e poi vedrete la differenza, voi la vedete lo stesso, se non la vedete di più. D'accordo, raga, ma se è la nuova, e ho cercato di lasciarla più vintage possibile. Questa è la parte di qua, è riverniciata, però come vedete non è che si vede tanto la differenza. Boletto verniciato, manubrio rimasto il suo. Questa parte qui dentro è stata riverniciata perché era tutta graffiata. Poi che vi dico, si è cambiato la frizione e si è messo le gommine nuove, le scarpine nuove, le gomme nuove, perché le scarpe sono queste qui, le scarpette, queste si chiamano scarpette, gommina nuova anche davanti, che un freno, no, è la frizione, grazie, un freno nuovo. Un freno. Va bene, nulla. Ora il carissimo Gianni se la viene a prendere alle 6. Poi tocca a questo qui. Tocca a questo, la Titi si è messa già a lavallo. Gli ha rimontato il carburatore, il filtro dell'aria. E che si guarda? Ora c'è, ha rimontato il clacson nuovo, bottoncino nuovo. Anzi, guardate che spettacolo. Vediamo se si vede qui. Per non andare a smontare la mascherina, lei ha tagliato il filo nuovo di campanello, che vedete fine, di sotto qui, di sotto di qua. Sì, si vede. L'ha sardato e ci ha messo il termorestringente. E si è evitato di levare la mascherina sotto e poi per rimetterla è sempre un bip. Per me no. Per me sì. E per te sì, va bene. Nulla, ha messo anche l'olio nel mozzo perché avete sentito nel video faceva. Ora nulla, è da riprovare, accendilo. Poi che si fa? Questo sì, gli si dà due botte qua per addrizzare il parafango, una botta di qua. Qui non mi metto a risaldarlo perché sennò va via tutta la vernice. Non mi metto a risaldarlo. Si dà una botticina per indirizzarlo, lo indirizzo anche di qua. Ancora, oh, ce l'ho tutti gli scandicci io. L'adesivo originale, i maranghi. Questo sì, dice... io dai maranghi. Se vai ora gli dici, oh, ma voi una volta vendevate i motorini, noi? Eh no, attaccavo mille l'adesivo, se non c'era mai scritto di Gretti Mirelli. Va bene. E nulla. A parte voglio ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto su WhatsApp, perché ho detto io agosto vado in Sardegna, non è che vado in un posto e mi fermo lì, no, si prenderà quella perché è molto più affidabile di quella Vallombrosa, quella verde più scura, avete visto, perché quella è pigiata bene bene, ma quando si va in due, arrivare a Civitavecchia, da Firenze a Civitavecchia, in due, sulla nave vabbè, è spenta. E poi dopo andare a giro per la Sardegna, quello sta a 80 km, l'altro sta a 15, l'altro sta a 150 e l'altro a 200, mire, vieni. Ma voglia,
Tanto la stella la cambio e metto quella, la Yankee, quella doppia, perché come si sta sulla Yankee? Benissimo. È più comoda. E poi, boh, si spera dopo una settimana in Sardegna, si spera di tornare a casa con la Vespa, se non ce la sequestrano, perché dovete sapere che con la Vespa 50 Special, che c'ha gli stessi ammortizzatori, lo stesso telaio delle T3 o della Primavera, su quella può andare in due, su questa no. Sui Mozart c'ha un seggiolino così, può andare in due, su questa no. Ma noi si va. Poi ci metto anche questa qui, raga. Questa lei ogni volta si ha d'estate. No, non ce la metto questa perché. Non taglia nemmeno la lavanderia. Ti rimane l'asta, Sandra te la metto. Sempre la Sardegna, per forza avanti vi ha già fatto sta bandierina. Porta pacchi davanti, porta pacchi di dietro con la ruota di scorta. Con la ruota di scorta. E nulla. Tanto da qui agosto a voglia video. Va bene, raga, questa, boh, fai qualche commento se vi garba come è venuta. Restauro, ripeto, conservativo. Dicio! Chi c'era? Aspetta, ti do una usina. Aspetta, ti do una usina. Io ho i cani, però dai. Dove va un cottino? Dove va un cottino? Dammi la zampina. Dammi la zampina, però. Dammi la zampina. Vai. Allora, non posso fermare perché sa che lei c'è anche lui qui dietro. Non so perché è il biscottino. Ce l'hai anche le dietro. Arrivederci. Fischi e cane. Sono amico di tutti, anche degli animali. Doppio senso. Va bene, raga. Questo si mette insieme e la Vespina è pronta. Aspetto nei commenti. Chi vede per la prima volta questo o entra nel mio canale, se gli fa piacere si iscrive, se no li guarda e festa finita. Ciao raga!